Non mi risparmio nel dire che secondo me Timothée Chalamet è uno dei talenti più dirompenti dell'ultimo decennio. Con appena 23 anni sulle spalle, questo attore si è riuscito non solo a procurare una nomination agli Oscar con il bellissimo Chiamami col tuo nome, ma è stato ufficialmente lanciato nell'Olimpo hollywoodiano, riuscendo a farsi notare anche da registi molto grandi, come ad esempio Woody Allen. Non voglio neanche stare troppo sul discorso, sappiate solo che al momento Timothée Chalamet è uno dei miei interpreti preferiti. Quindi, quando uscì il trailer di questo nuovo film distribuito da Netflix, The King, il re, liberamente ispirato all'Enrico V di Shakespeare, rappresentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia fuori concorso, essendo io un appassionato sia di teatro, sia di drammi storici, sia di Timothée Chalamet, non ho potuto fare altro se non mangiarmi le mani aspettando il 1° novembre, giorno del suo rilascio sulla piattaforma in streaming. Avevo grandi, grandi aspettative e devo ammettere che quasi tutte sono state rispettate e in alcuni casi superate. Ciao, per chi non mi conoscesse, io sono Francesco e questo è Chuck Jam. Prima di iniziare vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo iscrivendovi, attivando la campanella, lasciando un like o un commento. Il Re, diretto da David Michaud, cosceneggiato dallo stesso e da Joel Edgerton, è come già detto una versione inedita del dramma di William Shakespeare, già portato su schermo diverse volte, la più famosa delle quali nel 1989 da Kenneth Branagh. Michaud qui però lascia da parte il testo classico e attua una scelta che molti hanno definito coraggiosa, io non la trovo coraggiosa. Ritengo che sia semplicemente funzionale, mi spiego meglio. Modernizza il racconto e lo plasma un po' a suo piacimento. Questo ne modifica lo spirito, che automaticamente si rinfresca, non che l'Enrico V di Shakespeare abbia bisogno di una rinfrescata, insomma è un capolavoro intramontabile, però. Quindi no, secondo me non è una scelta coraggiosa. Quello che però è coraggioso è l'approccio della regia alla storia. Il film infatti narra le vicende del giovane Enrico, o meglio, il giovane Al, che deve accettare il suo ruolo di sovrano d'Inghilterra. Un ragazzo reietto, allontanato dalla corte, che trascorre i suoi giorni tra donne e vino senza pensare a nulla se non al dolore del popolo che lo circonda. Un uomo molto molto diverso dal padre, belligerante, sempre pronto alla guerra e corrotto dal potere che lo porta ad attaccare i suoi stessi parenti. Questo concetto della differenza tra il padre e tra i figli è spiegato meravigliosamente nella prima mezz'ora di film, che ci mostra perfettamente tutto il disprezzo di Al nei confronti di suo padre e tutto il risentimento della corte nei confronti di un re che trasforma la sua debolezza in paranoia, qualcosa di estremamente personale che va a ledere centinaia di persone che moriranno per lui, per i capricci di un ricco e morente sovrano. Al è il legittimo erede al trono d'Inghilterra, eppure non sembra avere nessun interesse ad occupare il suo posto, che tra l'altro è stato assegnato a suo fratello. Un giovane, tra l'altro interpretato da Dean Charles Chapman, il Tommen Lannister di Game of Thrones, che non ha la minima attitudine alla guerra. Il ritratto che viene fatto del giovane Al, complice anche un'interpretazione eccezionale e posata di Timothée Chalamet, è molto interessante e moderno, quasi fuori dal tempo. Immerso in questa Inghilterra ricoperta di letame, puzzolente, dove la gente soffre la fame giorno dopo giorno, lui non ha nessun interesse a ricoprire il ruolo di suo padre, ma allo stesso tempo ha delle idee molto più pacifiste di quelle del genitore, vorrebbe porre fine a tutte le ostilità e nonostante tutto decide comunque di regnare su un paese che è in completa crisi. Non solo fa in modo di chiudere la faida che stava spaccando l'Inghilterra, ma una volta sul trono, nonostante venga deriso dalla Francia, cerca in tutti i modi di non far scattare una guerra, guerra che come sappiamo avverrà in ogni caso. Ma basta parlare della trama e concentriamoci di più sull'aspetto tecnico. La regia è molto diversa da quella che ci si aspetterebbe da un film storico. Per quanto io ami questo genere, infatti, non si può dire che ci siano state queste grandi innovazioni nel campo, soprattutto da parte della regia. Di solito ci si limita a osservare l'azione da lontano, come se il nostro occhio fosse esterno e stesse guardando in una sfera di cristallo, con l'utilizzo di campi lunghi, quando ci sono dei dialoghi di solito è sempre campo contro campo e qualche volta un primo piano, il tutto sempre su un set pulito e abbastanza minimalista, nonostante si parli di corte e di ricchezza. Pensate per esempio a Elizabeth, è un bellissimo film, ma la regia è abbastanza da manuale, o ancora L'altra donna del re. Ma Michaud non si attiene al comune e anzi utilizza degli stratagemmi che sono veramente poco utilizzati nei film in costume, come ad esempio piani sequenza, scene rallentate, dissolvenza in doppia esposizione e inquadrature cosparse di horror vacui, in cui si riesce perfettamente a sentire la puzza attraverso lo schermo. C'è peraltro una forte ispirazione che non mi aspettavo, devo essere sincero. Non che mi sia dispiaciuta, però sono piuttosto palesi gli omaggi alla regia di Sapochnik, che, per chi non lo sapesse, è uno dei registi più acclamati di Game of Thrones. Anzi, vi dirò di più, tutta la scena della storica battaglia di Agincourt è fortemente ispirata alla puntata Battle of Bastards di Game of Thrones, che potrebbe anche farvi storcere il naso, però a parer mio quello è uno dei migliori esempi di regia in una serie televisiva, quindi va benissimo così. Devo ammettere che è abbastanza evidente, il fango, i soldati che non riescono a muoversi perché schiacciati dalla battaglia,
un personaggio che resta schiacciato sotto e cerca di arrampicarsi sopra gli altri per respirare in mezzo al campo di battaglia, che viene ripreso dall'alto più o meno come nella puntata di Bob, e soprattutto un lungo e intenso, anche se pur finto, piano sequenza che vede protagonista Timothée Chalamet, molto molto simile a quello di Jon Snow all'inizio della battaglia. Anche la colonna sonora rimanda a quelle atmosfere, tant'è che io ero convinto si trattasse di Ramin Djawadi, che è il compositore di GOT. Solo dopo ho scoperto che si trattava di un certo Nicholas Britell. In ogni caso, la colonna musicale riesce perfettamente a sottolineare tutte le atmosfere del film, così come la fotografia eccezionale, curata da Arkapo, uno che non è proprio estraneo alle ambientazioni storiche, che spesso cerca di ricreare una fotografia data dall'illuminazione naturale. In generale, la scena delle catapulte che lanciano il fuoco sul castello credo sia un capolavoro di fotografia, non me ne intendo così tanto e non so che cosa ci sia dietro, ma è spettacolare, guardatevela. L'azione non risulta mai falsata, mai incredibile, nonostante ci siano dei forti connotati anacronistici, che similmente a quelli utilizzati da Lanthimos nel suo film La Favorita, sono funzionali all'immedesimazione dello spettatore e al messaggio che si vuole mandare attraverso l'opera, fattori che vengono preferiti rispetto ad una più approfondita accuratezza storica o letteraria, anche perché l'accuratezza ci viene incontro tramite l'estetica, grazie alle ambientazioni sempre credibili, grazie ai costumi, che per una volta sembrano effettivamente delle armature, e le armature a sto giro hanno l'elmo, grazie al cielo ce l'hanno fatta mettere nei film un elmo. Se ci fate caso, nelle scene di battaglia raramente si vedono degli elmi, il che è abbastanza assurdo visto che è una cosa fondamentale per rimanere in vita, ma vabbè, non sono uno storico, non ne ho idea. Ma ci sono comunque dei ma in questo film. In particolare, sebbene la sceneggiatura brilli nella maggior parte dei casi, l'ho trovata molto poco convincente per quanto riguarda il personaggio di Falstaff, che sarebbe un po' l'unico appiglio di Enrico V alla sua vita precedente. Ma la relazione dei due, sia nei fatti sia nei dialoghi, risulta un po' troppo retorica per quanto mi riguarda. Probabilmente Joel Edgerton, che interpreta Falstaff e ha partecipato alla sceneggiatura, voleva dare una profondità maggiore al suo personaggio. Il problema è che Falstaff è un archetipo. L'abbiamo già visto migliaia di volte. È il classico guerriero burbero dal cuore d'oro che ha fatto la guerra, poi è finito nelle locande a bere e a ubriacarsi tutte le sere, ma comunque un uomo di onore, arriva la chiamata, diventa il mentore del protagonista, la sua guida spirituale, eccetera, 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 che... diciamo che alcuni potrebbero anche non vederlo come un vero e proprio difetto, ma personalmente ho trovato stonasse un po' con tutto il mood dell'opera. Troppo troppo semplice, prevedibile e già visto. Non ho trovato un briciolo di innovazione nel personaggio, nonostante Edgerton ce la metta tutta per far vedere il suo talento, e ne ha, per carità. Paradossalmente ho trovato molto più sensato quello che molti reputano il maggior difetto di questo film, ovvero il personaggio del delfino interpretato da Robert Pattinson. Il delfino sarebbe un po' il figlio del re di Francia, ed è uno stereotipo vivente e molto macchiettistico, ha questo accento molto marcato, parla per insulti, ha questa strafottenza che si trasforma in crudeltà. Qualcuno ha detto Ramsay Snow? No, perché non c'era nessun'altra analogia con Game of Thrones. Ma comunque l'interpretazione di Robert Pattinson, estremamente sopra le righe, è funzionale allo svolgimento della trama perché si contrappone perfettamente alla pacatezza di Enrico V, che è un po' come Jon Snow, che vorrebbe un duello a singolar tensione per determinare quale dei due eserciti risulterà vittorioso, senza sprecare vite umane. Adesso però mi sta venendo un dubbio, non è che Game of Thrones che ha copiato da Enrico V, che adesso ha copiato da Game of Thrones che al mercato mio padre comprò? Non lo so, scrivetemelo qua sotto se lo sapete. In ogni caso, ad un certo punto della trama si sente il bisogno di una nuova figura forte, di un antagonista, di qualcuno che spezzi la calma che si è creata negli ultimi 20 minuti prima della comparsa di Pattinson. E cosa meglio di un personaggio che arriva, spiazza lo spettatore e lo fa uscire dai suoi schemi? Pattinson, aperta piccola parentesi, secondo me è un bravissimo attore, molto molto sottovalutato, che ha avuto la sfortuna di fare Twilight e che anche qui è stato decisamente bravo, mi è piaciuto molto. Ma abbiamo parlato dell'antagonista, che comunque non compare per tutta la durata del film, parliamo finalmente della punta di diamante di questa produzione, ovvero Timothée Chalamet come Enrico V. Tutto il film è basato sulla costruzione di questo personaggio meraviglioso che è Hal, che si fonde perfettamente con Timothée Chalamet, allo stesso tempo reietto ai confini della società, ma comunque un ottimo statista e pacifista, con delle idee rivoluzionarie, e questo non poteva vedere una rappresentazione migliore di un ragazzo 23enne con un viso pulito e angelico e un corpo efebico, quasi puberale, che è qualcosa che non si vede quasi mai nei protagonisti dei film. Fateci caso, ma è difficile trovare un attore protagonista che è una linea, fondamentalmente. Insomma, a parer mio, il physique du rôle perfetto per questo film, ma non è quello a stupire, ma la sua interpretazione. A volte i risultati migliori in termini di recitazione non vengono dalle interpretazioni esagerate, quanto da quelle pacate. Pensate ad esempio alla rappresentazione di Marlon Brando di Don Vito Corleone nel Padrino, oppure ancora quella di De Niro, sempre per Don Vito Corleone, nel Padrino 2.
entrambi con una recitazione calma e misurata che è rimasta nella storia. In questo caso Timothée Chalamet non va mai sopra le righe se non è strettamente necessario. Non alza mai i toni e questo aumenta quella sensazione di sacralità e grandezza infallibile che si prova guardando un sovrano. L'unico momento in cui si concede un'interpretazione meno studiata e più viscerale è quello del discorso alle truppe. Il famoso discorso che in Shakespeare era "We few, we happy few, we a bunch of brothers" o qualcosa del genere, che qui viene comunque cambiato, stravolto, per risultare più accattivante. E con me c'è riuscito, mi sono esaltato un sacco sul discorso. Quindi, Chalamet. In ultimo, delle piccole menzioni vanno anche al cast di contorno, che è estremamente coeso e molto eterogeneo. Come abbiamo detto, Edgerton è stato bravissimo, Pattinson a me è piaciuto un sacco, quello potrebbe piacervi o non piacervi. C'è un Ben Mendelsohn che fa la parte del re prima di Enrico, non ricordo se fosse Enrico IV o un altro nome comunque, ma va citata anche Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, e piccolo gossip, la ragazza nella vita vera di Timothée Chalamet, che nonostante abbia una piccola parte riesce a recitarla in maniera convincente, tale da essere memorabile e portare appunto alla fine della pellicola. Non l'avevo mai vista recitare, però è stata davvero davvero brava. Per concludere, Il Re è un bellissimo film storico, che fa però del realismo anacronistico e del lato tecnico il suo punto di forza, costruito interamente attorno ad un interprete eccezionale, giovane, fresco, che è riuscito a modellare perfettamente la sua visione, quella di Michaud, di uno dei grandi re d'Inghilterra. Dei momenti lenti ci sono, certo, ma sono tutti funzionali alla piattezza della situazione e comunque tutti ben contestualizzati e appianati da una regia veramente particolare che non si adagia sugli allori, ma anzi continua ad innovare e a cambiare durante la durata della pellicola, con tecniche poco usate in questo genere. Un avvertimento però ve lo voglio dare: questo non è un film per tutti, sono sicurissimo che molti di voi potrebbero trovarlo noioso, perché è lento e contemplativo, e alcuni potrebbero trovare nelle scene di maggior realismo qualcosa di poco interessante e epico. Ma se riuscirete ad andare oltre questo limite, che un limite non è perché è perfettamente studiato dall'idea della pellicola e dal suo tono soprattutto, vi ritroverete davanti ad un film interessantissimo, che a me è piaciuto da morire, che modella un testo che possiamo definire sacro per creare qualcosa di più accessibile alla maggior parte degli spettatori. Quindi, in ogni caso, se ancora non l'avete visto, dategli una possibilità. E se l'avete visto, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti, ditemi che cosa ne pensate. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Ditemelo qua sotto. Prima di lasciarvi vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo iscrivendovi, attivando la campanella, mettendo un like, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!